Mi Bene. sono guardata allo specchio, spaventavo. Avanti l'altro. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per quest'oggi volevo una cosa nuova, quindi volevo portare un tutorial di Minecraft. Tutto il mondo gioca a Minecraft, quindi volevo portare un tutorial su come fare le porte automatizzate con la 1.9. Io ho la versione 1.9.4 e adesso andiamo a vedere un po' di cose. Cannuccia, buona visione! Piu! Ed eccoci qui ragazzi, bentrovati. Allora, su questo primo tutorial siamo qua io con Miao. Saluta. Bene, vediamo allora un attimino come realizzare questa struttura qui. Bene, per costruire tutto quanto questo macchinario delle porte automatizzate avrete semplicemente bisogno della redstone, poi ci vi serviranno due redstone torch, due pressure plate, scegliete voi se in legno oppure ci sono quelle in pietra, e due sticky piston e blocchi da costruzione interi e slab. Ok, allora andiamo a vedere il macchinario. Prima di tutto posizioniamo i due sticky piston in questa maniera e gli attacchiamo i blocchi. Ok, dunque qua verosimilmente ci sarà la nostra porta d'ingresso. Dopodiché posizioniamo una redstone torch e in maniera tale che si attivi il pistone, perché il blocco collegato è quello lì allo sticky piston, e mettiamo sopra un altro blocco in maniera tale da portare segnale di redstone e far aprire anche l'altro. Ora è molto molto semplice, molto molto semplice. Semplicemente scaviamo, allora, in questa maniera, ok? Quindi qua levo un blocco e qua ne levo due. Io vi consiglio, questo è il metodo più semplice, vi consiglio di mettere appunto qui, ci sarà la pressure plate, perché è il modo più semplice. Scaviamo in questa maniera, ok? E avremo questa situazione. Facciamo la stessa identica cosa dall'altro lato, quindi prima uno, poi due, e poi arrivo davanti alla porta praticamente, ok? In questa maniera. Ora cosa facciamo? Semplicemente portiamo alla redstone il segnale qui davanti, sia da un lato, ok? Sia dall'altro lato, così in questa maniera, ok? Vedete com'è? Sia da un lato che dall'altro, ok? E ora semplicemente basterà riposizionare il blocco qui e mettere la pressure plate, dove praticamente è finita la redstone. In questa maniera interromperemo il segnale della redstone torch che farà aprire appunto la porta sia da un lato, e lo faremo anche dall'altro lato, ok? Quindi in questa maniera. Allora, poi potete usare tutti i blocchi che volete naturalmente. La cosa servono le slab. Le slab servono per questo punto. Vedete qua dove c'è il gradino che scende giù la redstone. Se noi mettiamo un blocco intero, automaticamente interrompiamo il segnale e il macchinario non funziona più il meccanismo. Però se al posto di un blocco intero mettiamo una slab, vedrete che il segnale continua a passare e il meccanismo funzionerà ugualmente. Ok? A questo punto poi potrete utilizzare tutti quanti i materiali che volete per terminare la costruzione del vostro passaggio. Io fate un po' così, così. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, fatemi sapere se volete altri video di questo genere, altri tutorial, e da parte mia e da parte di Miao è tutto quanto. Ci vediamo. Bene ragazzi, boom baby!